Buongiorno, buongiorno Giulia. Sempre prima. Come va Giulia? So che le ferie non le vedrai quest'anno, oppure già le hai viste. E... Come che... va il lavoro? Però era era come va, triste. Sì, 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 <coughs> la, so, la leggo Giulia, quindi ne <ride> siamo molto vicini. Buongiorno a tutti, eh, ecco qua. Ciao, buongiorno, Hector Scott, buongiorno. Scusami, hai lo schermo un pochettino di qua. <coughs> sì, hai ragione, così ci vediamo meglio. Ok. Il banner c'è, il logo pure, perfetto. Ah, ci sono ancora le foto da, della settimana il scorsa, Angie. Pure, il ci sono ancora... C'era Sì, io faccio le, le citazioni a Giovanni e Giacomo <ride> tu non Mi dispiace, no, c'era pure Daily. Per chi non si è visto la puntata della settimana scorsa, ecco cosa abbiamo fatto. Un cazzo. Allora, uh, c'è anche Ves, buongiorno. Ciao S. Ves. Sempre prima, perché sto in ufficio Le farei L'ho visto lockdown, devo inferire ancora, dai, no, non ne parliamo più, Giulia. Sarà un argomento tabù d'ora in poi. <ride> allora. Anche perché oggi, non ci saremo? Ah, ah. Oggi è un giorno molto speciale, innanzitutto, perché è il nostro penultimo giorno, vero Angie? Domani faremo l'ultima diretta e poi vi salutiamo <ride> per un po'. Angie ha già un po' di libri da, da recuperare in spiaggia. Ovvero il nuovo libro di Robert Galbraith, Sangue Inquieto. E io e... che mi sono vista al film non ho mai letto, noi ragazzi lo so di Berlino, era in offerta e quindi me lo leggo. Ottima lettura da spiaggia. Grazie mille Fede Oh Fede, 4... grazie. Decimo mese, fra poco facciamo un anno di Twitch ragazzi. Allora, io non dico che dovreste fare qualcosa. Ma potremmo fare qualcosa. No, dovreste fare qualcosa. Eh. Bello Sangue Inquieto, eh. dobbiamo... Lo leggeremo entrambi. Ho iniziato, in strada, cioè. solo per l'inizio di in un momento della mia vita in cui poi sono arrivate altre 10.000 cose, perché l'avrei già finito, se no mannaggia. mannaggia. E Diciamo anche buongiorno Ciao, last. last. Buongiorno Last, stai ancora... Verie. In Sardegna? In Sardegna. Ieri mi ha ricevuto un'offerta per la Sardegna. Sì, un'amica ha detto... La casa. Per <ride> la serie Fatti nostri. Eh. Un'amica ha detto, ma io ho una casa in Sardegna, quando volete ditemelo. Eh di dircelo prima se stai guardando grazie lo sai che accetteremo ciao Andrea buongiorno Andrea buongiorno buongiorno, buongiorno. sì l'abbiamo vista la serie Tattedd allora, dici prima cioè dici anche tu cosa ne pensi però è un po si poteva fare un po' di meglio allora presenta definizioni di low budget e cheap è quello che penso oh, all'ultima stagione è molto meglio delle altre, ma solo perché le altre erano proprio, proprio indecenti, secondo me. A me piacciono gli attori di quella. No, a me piacciono gli attori protagonisti di quella serie. Sì, eh, sì. È triste, perché la maggior parte del resto del cast sembra proprio pre preso e buttato lì, un po' così. Eh, mi dispiace eh, perché, comunque adoro le serie BBC, adoro la serie dei libri e adoro gli attori protagonisti. Però non mi ha proprio detto. Niente, sono proprio molto, molto cheap. Eh, no, eh, Giulia, dipende se ti piacciono i gialli. Cioè, Ho amici che vi ha ma non piacciono i gialli. Hanno trovato un po' ripetitivi e noiosi. Dipende, vabbè, vedi a Fede invece sono, sono piaciuto. Io sono d'accordo con Fede. Però, per me, si vede dalla quarta stagione. Se fossero stati dei film, ognuno avrebbe avuto la giusta cura che merita. Magari quindi, Può darsi, eh. buongiorno Riccardo e soprattutto buongiorno Ciao, Luca Giulia Manzocco, che bello. Che ci faccia compagnia ogni volta. <ride> Ciao Luca! Che non verremo a vero. Sì, sì, abbiamo anche un'offerta da Luca che dobbiamo riscattare. Ah, qua c'è oh, pu cavolo, pure Laster io dal decimo mese. <ride> last. <salute. I> train, <ride> I train, I train. Sono cresciuto a pane da Gata sì, Belli... Anche angie ti... è cresciuta invece a pane, Jessica Fletcher. E quindi... Agata Christie. Messo... Agata... Prima ho quando ero piccola, vedevo la Poirot, Miss Marple, la Signora in Giallo, non c'è cioè, niente, però comunque anche la Signora in Giallo. E poi sono cresciuta e ho iniziato a leggere okay. ed è tutto molto, molto, molto bello. Ciao Rick! Riccardo, Ciaric! tu che stai, che stai girando, Riccardo, di bello? A che stai lavorando, Dopo Riccardo? Dopo film Marvel e film Warner, DC, cosa stai, cosa stai girando? Allora, eh, non abbiamo ancora, ecco, riscattato il premio Riccardo, però noi, prossima stagione di Twitch, perché oramai è... Stiamo chiudendo la prima fase di del twitch di Bad Taste. però nella prossima avremo come ospite il nostro Riccardo, che ci racconterà cosa vuol dire fare la comparsa a Hollywood. Perché ma non non... a Hollywood a Hollywood <ride> sarà una bella Hollywood. chiacchierata, vi diciamo solo questo. Esatto. Sono cresciuto a lì, Pana... sì, Pana... l'avete letto, non ancora, no. neanche quello. Ma ripeto: per dirti, se cioè, questo libro lo voglio leggere da un anno, eppure è ancora lì, perché non ho già trovato il tempo. Allora, allora bella scusa bella. un attimo, re... scusa. Allora innanzitutto grazie Last, sì questa è la beccaia Quando si facciano gli eventi Quando si gli eventi dal vivo Che tempi eh Sono eh. un po' di tempo, aspettiamo il prossimo mission eh, Riccardo, oggi domenica gira Red Notice, forse uno shoot? Sì sicuramente saranno due shoot oh! perché le riprese sono finite Anzi mancano pochi mesi all'arrivo del film Quindi Riccardo mi sa che sarà una ripresa aggiuntiva. Abbiamo un crossover qua Caffettina, caffettina <ride> 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 Giusto, giusto, giusto Vabbè, Giulia, è il mio è la mia serie comfort è quella, quando voglio essere soddisfatta della vita, quando tutto va male, mi metto lì con il mio iPad o il mio foglio di disegno e c'è lei in sottofondo. Che è sempre una garanzia. Lei, lei, lei. <ride> Lei. lei e le sue pose da femme <ride> fatale, lei e le sue... Beh, basta, vabbè. Allora, piccolo prememoria, perché oggi torna Francesco Alò, detto nonno su Twitch, stasera, anzi no, oggi pomeriggio, perché eh, la lografia è stata spostata alle 16:00 si terrà una monografia sui film di Fast and Furious. Noi l'ultimo episodio l'abbiamo già visto, però visto ne abbiamo che... L'abbiamo già ampiamente parlato. Visto che si tratta di anteprime che da questa settimana Fast and Furious arriverà in sala, ufficialmente, che succede? E cosa dobbiamo fare oggi? Al cinema? Frigai Eh, lo so, tra oggi e domani vediamo frigai. Guy. Avevamo e... promesso che l'avremmo... Mannaggia! Sì, vedere frigai. Guy. Eh, anche perché ci sono delle sorprese a quanto pare in frigai, e non vorrei rovinarmele. <ride> Comunque, dicevo, visto che questa settimana arriva Fast and Furious al cinema, eh, il nostro Alò dedicherà un'halografia a i film di Fast Tempurius <ride> che stai facendo <ride> allora aspetta un attimo eh, adesso <ride> il mario in dovrei anche provare a tapparti che bella quella scena stupenda Sì, a stento arriva a 30 secondi però vabbè allora ma che meraviglia io ho una set story sulla mia carriera da comparsa. ho fatto il torino per spider fa e sono stato preso su ah sì, 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 questa la no so <ride> 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 comunque il nostro Luca era fantastico in The New Pop. Eh. Mi mandò la foto ed era stupendo. No, no ma chissà cosa non la so. E la scrisse su, su Slack. Capito? No, ma forse te l'ho pure letto. Te lo sei dimenticato. Free guy, che spettacolo, grandi sorprese, esatto. Mira quando, ragazzi, fate i bravi. No, a parte, a parte che non sapevo che hai stato profino per Spider-Man. Eh, vabbè, dai. <ride> Va bene comunque, dai, Luca. Freega il filmone, ecco qua. Non vedo l'ora. Ehm, ti stai facendo un promemoria? Vuoi vedere a che ora c'è il film? Allora, intanto condividiamola. Eh, vedremo. Ehm, intanto condividiamo la home page di Bad Taste e vi ricordiamo appunto che c'è eh, il nostro Alò alle 16 e invece domani torneremo con il Bed and Breakfast e poi ci saranno i nostri colleghi di fumetti per Ma chi? Bad Comics. Domani, dico. no, il Bed and Breakfast. E te. Ah. E quando me lo dici? Te l'ho detto per poc'anzi. No, e oggi la, la tiravo perché era l'ultimo giorno. No, ho detto il penultimo giorno. Eh, ma perché mm. domani è l'ultimo giorno che lavoriamo? No, domani facciamo anche bene. Dobbiamo salutare i nostri telespettatori. Eh. Che schifo! Non mi, <ride> mi sa, mi sale il sa, mi sa, mi sa, mi mi sale scotti. Allora, qui abbiamo la home page Battese perché vogliamo recuperare un attimo un po' di notizie arrivate <ride> ieri sera. Primo piano su John firmato con Cadoro, primo piano Luca che fuma, ci vedo su oh. <ride> Esattamente Bellissimo. così. Bellissimo. Allora, Frigai. penso di vederlo domani a Bicocca Village, come scrive nell'altra live, non c'è un cinema aperto, questa è molto triste come cosa. E... Confidiamo in settembre. <ride> <ride> decisamente sì allora buon salve I'm on your left buongiorno your left. anche a te on your left dopo parleremo di una cosa di on your left Beh, però recuperiamo un attimo la notizia di ieri sera perché è uscita un po' di roba e eh, qualcosa che farà scatenare un po' di dissing in Enji allora spesso adoro oh ma c'è un blissy chi vai giù ah si sì. sì. <ride> no, che carino quello è il i Giglipa questo, questo è il prima di. Dopo Censi ignorante. Pardon, la seconda, era, sì In la effetti, non aveva senso il prima eh, di Censi eh, Pensavo senso. fosse una specie di coso piccolo che era prima di. No. no, esiste. Ah, esiste. Sì, ma non è Bliss. Come si chiama? Eppini. <ride> E eh, allora, pini, vero? non potevi fare figura di merda? Di cosa. Allora, è carino, è tipo un ovetto piccolo e un ciuffo enorme. Questo Angie, ieri, ci ha regalato uno scoop perché eh, il regista svela che ci saranno delle scene di gioco no in un film Marvel e ci ha anche svelato che il film è ambientato nel presente dopo lo schiocco. Io, io eh, trovo surreale. Una andremo alle vacanze vedremo Scianci. Sono felicissima, sì, cioè, anche perché Black Widow lo attendevo da una vita, ok? Ed era un personaggio conosciuto, quindi ero fomentatissima, ma per altri motivi. Questo è il primo film Marvel post-pandemia su un nuovo supereroe. Io sono gasatissima, sembra di essere vecchi tempi. È bellissimo. Poi adoro Simulio. Qualcuno come me che adori quanto sia fanboy carino e adorabile, eh, Simulio, vi prego. Sembra un millennial preso da, da un paesino dei nostre, delle nostre zone, è troppo carino. Già, e, ah, è, Pini, e, Pini e, è giusto. Scusa, hai detto tu l'avevi detto? è Pini, eh, giusto. Okay, okay, okay. Eh, no, non mi, non mi ricordo se il nome giusto che quello di il regista. invita a stare di assolutamente in sala durante i Penso dopo tutti fin dalla mano abbiamo quindi tutti. Che bisogna... No, guarda, ti posso garantire che c'è ancora. Ti giuro, c'è ancora gente che non l'ha capito <ride> con Black Widow cioè... È stata alla versione alla proiezione IMAX. Molti, ma molti, molti se ne sono andati. Infatti, io mi ero per fortuna che l'avevo già visto mi sono perso un po' dalla scena post credit perché quelli che si sono alzati prima della scena avevano dimenticato il cellulare e cominciavano a suonare a vibrare allora ho fatto la maschera quindi, sì no. eh, allora tipo eh, le proiezioni all'Arcadia dove c'è dove il cinema è una religione eh, stanno tutti fermi a, durante i film anche Marvel anche perché se difficoltà. ti fai una maratona o comunque un'anteprima di mezzanotte o di nove di sera con altri fan quello è ovvio è scontato è ovvio, però so. altre proiezioni quelle che non sono le, le prime Invece c'è gente che ancora deve, <ride> deve capire che deve restare in sala. Infatti, ci sono sempre quelli che rimangono tipo a bordo sala a vedere. Chissà se c'è la scena. Esatto, è, è vero, è vero, sono anche quelli che rimangono in piedi, tipo oh, i mezzi. Sì, io sì. il mio lo faccio, tanto faccio <coughs> la scena, c'è la, la scena, però nessuno mi ascolta. Vabbè, già. Eh, prima partita, Judo, che non si è pensato sul set, hanno messo il green screen sulla finestra facendoci tutti quanti. No, eh, anche perché no. Luca è eh, tutti con me che un conto è guardare un green screen un conto è guardare Judo, cioè per amor la, la della recitazione dovrebbero mettere insomma vuoi mettere? c'è cioè, scusa sì, è... che peccato Luca che peccato Direi. E... avrei avuto un risarcimento morale per quella però cosa è... tipo già la seconda volta che sento di attori che non arrivano sul set in base a come gira la giornata poi no, vabbè non no, so vabbè, se lo però, apparente no, no, non cioè da prima donna so. penso no, vabbè. boh bocchi, lo sa so. però è stata una coincidenza allora ieri sera il nostro Berni ha pubblicato una notizia su Hotel Transilvania ah quello il listing. aspetta eh, forse non lo so <ride> eh, perché c'è comunque da analizzare una situazione allora quando hanno rinviato Venom c'era stato c'erano stati alcuni articoli di testate importanti forse la deadline o variety in cui si diceva che a rischio c'era anche Hotel Transilvania per il fatto che preoccupazioni di variante delta e tant'è che Venom appunto è slittato a ottobre che stai vedendo? Eh. Mi piace tantissimo questo poster. C'è Davide Perino <ride> in primo piano. Ciao, Davide. Sì. <ride> C'è Venus è stata a ottobre. Mentre invece si diceva che per Hotel Transilvania si stava eh, valutando una, 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 una vendita. E quindi ecco, Vareti conferma che la Sony Pictures e Amazon stanno chiudendo un accordo da 100 milioni di dollari per far approdare il film su Amazon Prime Video. Quindi la, la pellicola uscirà, salterà all'uscita in sala. Si tratta di una sconfitta per la Sony, scrive Bernie, che puntava sul quarto episodio del franchise per ottenere buoni incassi. Negli Stati Uniti, film per famiglie stanno dimostrando una certa difficoltà a incassare il motivo è la diffusione della variante delta 3 non vaccinato no, stato... cosa? incredible già Angie, già I don't be I can't believe it, I mean why? why? il fatto che i bambini sotto i 12 anni non possono vaccinarsi in molte città verranno presto varate misure simili al green pass e c'è timore che cina possa risentirne mm, ci manca solo questo ecco quindi la Sonia ha preferito avere la certezza di recuperare il budget anziché rischiare l'uscita in salto cioè il primo ottobre, raga, vabbè Ehm, dicevo, no, non, sono... non sì. Beh, Ho bisogno di un altro autore. Ma no, per no. ovviamente, siamo... io, ovviamente ci... Roma io sono affezionatissima. Ho cioè, io... del Transilvania è uno di quei film che io qua al cinema di paese avrei visto volentierissimo. Sarà che adoro Perino e Bisio che doppiano Drac. Eh. Però eh, in realtà io sono rimasto un po' fermo. Eh. Cioè, al secondo. Sì, anche a manca al terzo, è vero. Lo so. Infatti, ah, fa, e infatti ho detto, magari lo recupero così vedo il quarto in sala, sai? A me poi io adoro andare alle proiezioni con i bimbi. Tipo, ne ho visto Frozen perché sta divertente andare al cinema, quei bimbi si ridono un sacco. Sono un pubblico decisamente migliore degli adulti. I bambini, eh, ma la fanno Sì, ma sono comunque migliore degli adulti anche perché quando fanno i capricci <ride> hanno la scusa di essere, di essere bambini. Gli adulti non hanno nessuna scusa, quindi. Ah, sì. è vero Luca, è, è, è le gioie proprio, le gioie. Tra l'altro non mi hanno rimasto poco dopo che l'abbiamo parlato, tipo il giorno dopo, il giorno sì, stesso. Sì, 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 sì. sì. Esatto. Eh, grazie Massimo per il sesto... Poema, grazie. Vivo. Ricordiamo che sul nostro server Discord chi supera il sesto mese di abbonamento può avere accesso al, alla stanza Bed Family VIP per avere consigli per gli acquisti, <ride> come al solito. Mm. Il terzo, è una una saga, salita, una saga, il terzo capì, eh, il terzo amici su la figlia e questo mi butta male. Poi diciamocelo: me l'uomo lupo che figlia di contino, <ride> oh, quanto è vero, è bellissimo l'uomo lupo. lo fa morire. Quindi, eh, conclusione, ricordiamo che non avendo una piattaforma semi proprietaria, la Sony nel corso del 2020-2021, accedono varie pellicole. Mm, in realtà, come il TV bello. Plus, sì, pure Finco. Mi pare come era Tom Hanks eh, HBO Max solo Netflix e Plan Video. Allora, beh, è per bambini, mannaggia, e dai, è, è scusa, è il più alto di Frankenstein beh. Mirko. È un fan della signora che nel primo film, la signora Il Mostro nel primo ah, film fa estrae i numeri della tombola. Ha riso per mezz'ora, credo. Mi sono ma in, veramente lo dico: 1887 è stupendo l'ha vista per cinque volte di seguito okay. era... io l'ho vista al cinema lui no, quindi è quindi <coughs> bellissimo poi 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 ragazzi eh, questa cosa l'ho adorata quando l'ho vista ieri perché <gasps> la frecciata da Amazon dopo la direzione Nelly come sapete ehm, Amazon ha detto addio alla Nuova Zelanda per tutta una serie di motivi che ieri il nostro Bernie ha analizzato sì, durante articolo. la diretta anche ma articolo anche articolo con degli articoli sì, sì, belli sì. approfonditi per tutta una serie di motivi c'è stata COVID, questa decisione, bla, bla, eh, sotto sotto ecco come si diceva la speranza è che almeno scelgano la Scozia che, che almeno regalerebbe una grande gioia e che facciano il meno ricorso possibile ai teatri di posa, ma magari sarà così, Non dire certo. però è stato bellissimo perché ecco do, sembra... <ride> sembrava proprio fatto apposta, magari è stato così. Ehm, L'account ufficiale, e poi James Cannon ha retitolato tutto prontamente, ha pubblicato oggi un collage, questo era ieri, con i volti numerosi membri della troupe, ringraziandoli per l'impegno e lodando a Nuova Zelanda, dove si stanno svolgendo le riprese dei primi due sequel del Colossal. E quindi ci sono tutte queste ma è strano non è troppo Signor Fredericks in questo guarda che carino sì, è bello. Questo qui. perché non si non va vicino non faccio io, no, faccio sì, io. Bello, cioè, guarda sì. che carino e quindi ci sono loro che dicono uh, truppe neozelandese industria cinematografica neozelandese è il vostro talento artistico la vostra passione, le vostre competenze tecnologiche ci rendono orgogliosi di chiamare la Nuova Zelanda la casa per le riprese e la di tutti i film di Avatar tutti. Non c'è posto migliore al mondo dove girare i nostri film. Avatar, okay. vai insegnare agli altri, altri film come fare dissing so. In tutto questo... Eh, Sono molto orgogliosa, molto, molto orgogliosa. In tutto questo è di pochi minuti fa la notizia che la Nuova Zelanda è tornata in lockdown. Bene! Ma tra l'altro... 12 la minuti fa? Sì, dopo la scoperta di un caso locale di Covid. <ride> Scusa, uno. La non Nuova capisco. Zelanda sa cosa fa, credo, almeno, Spero. chissà, non lo so, vedremo, eh, vabbè, comunque eh, immaginate se Avatar 2 floppa, cosa ne fanno dei mille, mille sì, questa di sequestrati in contemporanea e eh, non credo flopperà sinceramente, al massimo potrebbe sa, avere dei risultati sa. al di sotto delle aspettative, al massimo, però se non mi farà comunque un bel po' di soldini certo per tutto quello che hanno investito si aspettano anche dei ottimi risultati ma manca poco più di un anno all'uscita e secondo me già da fine anno inizieranno a ricostruire tutto quello che hanno perso in questi anni di, di nulla e eh, a ripartire con la promozione perché ecco, anche quella dovrà essere secondo me ehm, convincente e far capire al pubblico perché bisogna tornare al cinema a vedere Avatar però io in realtà ci... Ma ci come? Spero... ma non è uguale a vederlo sul cellulare? No, no, no. davvero. No. no, E probabilmente sono pure Non era un dissing era so. un a chi vuole vedere avada sul cellulare. Gutman si esatto. Mm, eh, che bello. Meglio non pensarci, dice Fangirl on your left. Allora, ieri sera è poi arrivata un'altra notizia pubblicata dopo la mezzanotte, nostro sto alberni. Scarlett Johansson è entrata nel cast del nuovo film di wes Anderson, che potrebbe essere... Beh dai, raga, molto da dai. Perché solamente West Anderson eh, gira film per la Searchlight, mm -hmm. che quindi ora è della sì, Disney, sì. quindi... Uh, però è già il cast di tutto rispetto perché uh, Johanzo so va ad affiancare Adrian Brody, Bill Murray, Adrian Brody ormai il best friend con sì. Jason Schw Schwartzman Tina Swinton, friend, Margot Robbie Rupert e tutti gli madonna. Eh, sì, come al solito poi Wes uh, sceglie un bel po' di, di volti. Abbiamo pubblicato il poster dell'ultimo film, French Dispatch, con tutti gli altri. Ci sono tipo 12.000 volti. È così aestetico, Sanders. <ride> sì, è vero. Eh. ti fanno di morire di andare a bersi una tazza di tè mangiando di macaron e biscottine <ride> la cannella esatto, ok altra notizia di stamattina qual è la frecciatina? era quella? era il dissing di Hotel Transilvania? no, eh, forse, non lo so, vedremo oh, ora cosa da... arriverà Angie allora, l'altra notizia di stamattina <ride> è che le riprese di Obi-Wan se non sono finite sono vicinissime alla conclusione, ad esempio ehm, si chiama Indira Varma? come si chiama l'attrice? ah, Indy la Varma, sì, <ride> ho azzeccato. Eh, L'attrice la, del trono di spade ha annunciato: ha fatto il suo messaggio di ringraziamento per dire bla bla, bla, ciao cioè per me è finita. Quindi, ciao. La serie di Obi-Wan con questo bel cast è vicina alla conclusione, quindi ora inizia la posta. No, ma Joel Edgerton, Edgerton mi dimentico sempre che c'è, ogni volta dico, uh, Joel Edgerton! Non so perché mi piace troppo l'attore, non lo so, c'ha una faccia che funziona. Per quanto anni l'esperienza in sala, Angie a volte fa venire voglia di vedere ah, il viso cellulare. in giusto Non è momento. vero, dai, non è vero. Che cattiveri, adesso vado a piangere. Ora va a vedersi un viso cellulare perché è triste, Angie. No, sai che neanche i cartoni animati o le serie in streaming brutte mi vedo sul cellulare. Cioè, se proprio, se proprio, c'è cioè, tipo, che ne so... L'ultima puntata scaricata è no, arrivata su Pokémon TV male. Quindi non posso. Almeno l'iPad. Allora, sì. Almeno l'iPad, ma il cellulare non ho mai visto niente sul cellulare, niente. <ride> niente. niente. Eh. E dice Vess 14 um, <ride> su Pezzo ha pubblicato un articolo su The Funnel Define 2016 però credo, credo per, eh, che sia perché ieri è andato in onda uh, non so su quale canale quindi ho la sensazione che sia per quel motivo uh, quindi l'ha rimesso un po' in circolo per motivi così. di come si dice SEO um, Altra notizia che in effetti boh, mi era sfuggita completamente, però Candyman da noi arriverà il 26 agosto. What? Sì. Infatti se andate qui... No, ma tu volevi vederti il, cinema orro... il film horror al cinema. Ma no, vediamo al ritorno. Eh. No, c'è shang <ride> Ci vedremo tutto. Eh. Però sì, Eagle ha pubblicato uno spot italiano e ha confermato che da noi Candyman uscirà il 26 agosto. A quanto ricordo... Ma perché li buttano così questi film? No, eh, eh, c'è un po' di... non lo so. <ride> Ragazzi, non lo facciamo uscire Candyman, boh, eh, c'è un giorno libero, eh, il 25, ok, vai, vai, butta, butta, non so. Però, come si suol dire, meglio prima che dopo, no? no assolutamente. Perché se non Però... sbaglio, l'ultima uscita del era um, ottobre, è ottobre, quindi vabbè, avremo una bella anteprima. 26 agosto, è dietro l'angolo, quindi bene, bene, ma è così. Allora... È giunto il momento. Noi non lavoriamo la sera, ma comunque non sappiamo cosa fanno. Il tipo, <ride> non ti preoccupare. <ride> il momento che ci aspettavamo oh! ovvero leggiamo un po' le reazioni a Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli perché ieri sera si è tenuta la premiere mondiale del film. Mancano circa due settimane l'arrivo del film al cinema quindi questo a prescindere è un ottimo segnale perché altrimenti avrebbero messo un embargo l'avrebbero fatta più tardi però visto che mancano due settimane a uscire il film vuol dire che comunque Marvel Studios confidano in questo titolo e sorpresa delle sorprese il film è piaciuto praticamente a tutti e, cioè, ora andiamo ad analizzare invece Qualche neo nelle reazioni, ma solo perché ci vogliamo focalizzare su qualche neo. Io mi però. ricordo il. non è per fare dissing, anche perché poi, a parte la critica, ognuno piace o non piace un film, ma io mi ricordo l'unica recensione negativa di Vedova Nera. Ah, qual era? Ti ricordi? Il tizio che fa, non è detto che era l'unica ah, sì. per vedere un film brutto scialbo Scarlet e Sale città. una palla, e tutti i commenti sotto: Scusami, tu sei il tizio che aveva lodato Wonder Woman 1984, tutti a scrivere: Ma scusa, a te, non è piaciuto Wonder Woman 1984? Ma stai scherzando? Vabbè, esistono persone, ma infatti, magari... infatti, ho detto: non è per <ride> giudicare sì. i gusti degli altri, però si parla di critica, si parla di un parere veramente negativo. 4, cioè. Danno un po' così. Cioè. Allora, leggiamo un po' di uh, reazioni, Zero Hype. Fino a quando non ho visto la feature, dove parlava che è in Faghi Lim limbo l'ha venduta. Veramente, beh, se no non, non l'ho vista, mi sa. Si sì, diceva. Beh, allora, non Secondo dirmi, me, me uh, Faghi è il re della, della retcon. Cioè, riesce a. Uh, anche, sì, nel senso. Iron Man 3 è stato tra virgolette un passo falso per la Marvel, però lui riesce, non so, a dire no, ma è stato giusto così, così è arrivato Shang-Chi, perché si è fatto del vero mandarino, vedi, alla fine era tutto orchestrato, oppure... Allora, è vero che si sa quando è finta retcon, vedi il bambino in Iron Man 2 che doveva essere Peter Parker, che però funziona, perché se non funzionasse stona, e invece con lui funziona... Però, vai Kevin, insegna alla Warner e Harry Potter come fai della sana retcon fatta bene. Ma anche tipo la, la giacchetta di, di vedovaniera, no? il gilet. Bellissimo! Cioè, cioè una cazzata, È una cazzata, ma cosa, funziona! Sì, Non è una cosa a cui aveva già pensato. Però ha trovato un buchetto, ci ha infilato qualcosa e ha detto: Vabbè, mettiamocelo. Certo, però, ma la, la giacchetta di vedovaniera, così con un sacco di però, cose. Sì, fin quando poi tutto quadra, va, cioè, va bene così, eh. Quindi... Eh, è bellissimo, Vess, che si risponde da solo. Vess, sei il momento Gollum Smigol. Riprendiamo un dissenso, domanda che mi manca tanto. e eh, qua parte Angie, quindi secondo me non, non faremo in tempo, vero no, Angie? No, infatti, non, ne parliamo in privato se vuoi, Giulia, o facciamo una, una live dopo, post, o un anno dall'uscita. No, perché veramente, per, per chiuderla velocemente, non, non è veramente, cioè. A ogni, possono piacere film brutti, film belli, posso appassionarmi, ma i, si sono proprio impegnati a non azzeccarne mezza in quel film. C'è cioè, anche i momenti che dici non c'è niente, ma c'è solo che so, della, del, qualcosa a livello sociale di messaggio. Dice: Beh, almeno c'è un bel messaggio a livello umano, sociale, magari del femminismo fatto bene. No, pure il femminismo è proprio brutto. E sembra scritto da una che di femminismo ha solo visto Beyoncé che diceva Run the world, girls, girls. Cioè, proprio è una roba... è veramente, veramente... in momenti... vabbè... no. No, che poi secondo me... cioè, io, cioè. io sono bloccata al fatto che lei... Era, le mancava così tanto il tizio che ha usato il corpo di un altro uomo. Per andare a letto col suo ex morto. Io sono ferma a questa come cosa. Io <ride> cioè... sono d'accordo, Riccardo. No. Come? Anzi, mi ha fatto. No, Nans. Ah, Galgalot. <ride> Io le voglio bene perché è una patatina, però proprio. No. Eh, allora sì, anch'io, oh, ma veramente, cioè, quelle musiche sono, no, sono stupende. È la cosa più bella. Io, il, il, prologo, il prologo è spettacolare, molto sì, bello. Eh, prologo, bravo, ne... eh, la cosa che esatto. mi fa più ridere è che cioè, la Warner aveva fatto uscire il prologo. Ah, no, a parte far uscire il prologo, eh. ma ha detto a, a Patti Jenkins, scegli o il prologo o la scena del, del centro commerciale, che non possiamo avere tutte e due. E Patti Jenkins ha detto, no, le voglio tutte e due. E quindi le abbiamo tenute, fatti, però, però mi fa ridere l'idea che la cosa migliore del film, che è il prologo, era lì lì per dire: magari la, la buttiamo. Faccio capito. a me, il prologo. Fidati. Sì, <ride> il <ride> prologo. E... Sì, è romantici. Io metterei eh, tipo le virgolette 100 all'inizio e 100 alla fine. Ah, vabbè. Eh... No, ma come ora, ragazzi. Non ce la faccio, okay. ma Pedro Pascal, it's good but it can be better è la cosa più bella che abbia mai visto durante la pandemia, cioè è fantastico. Lui è che ottimo... riesce a rendere bello anche quel look osceno anni 80, 70, 80, 84, 80, 80. Sì. Eh, però lui sembra negli anni 70, quella leccatina, vabbè, comunque sì 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 sì, beh, beh l'intro è veramente, veramente, veramente bella. E quella ti fa capire tantissimo del personaggio di Diana, eh, un po' il suo essere riverente, un po' il volere essere vincere, cioè, tutto il discorso che poi si cerca di riprendere, ma che non si riesce a riprendere alla fine. Sul non mentire, il non varare, di vincere con onestà, eh, l'essere degni dell'armatura. Bello, tutto molto bello, peccato che poi non... ecco, vabbè. è già ah, male. Comunque, eh, di Zimmer, ovviamente, non mi trovo di sentire Dune, perché. Sono molto molto curioso per, di vedere cosa, cosa ha creato. Chiaramente, essendo un progetto, so che a Bess non interessa, però <ride> a noi sì, sono molto molto curioso di sentire le prime note di, di Dune. Io poi penso che Zimmer dia al meglio in film come Dune, che hanno quell'estetica, cioè, riesce, cioè, non so, tipo il leone, capito? Cioè, sì. Quel tipo di estetica, quel, sì, 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 quel, sì, sì, ecco. Vabbè, comunque, allora procediamo con le nostre notizie, anche con le nostre eh, reazioni. Allora, no, Scianci è stato pazzesco. In effetti, il primo vero film Marvel sulla famiglia con molto cuore. Cioè, il primo vero: nel senso che già Black, Widow era, era stato definito un film sulla famiglia. Allora, magari quella è una famiglia acquisita, questa allora. è la famiglia naturale. Allora, credo. Umberto Gonzales, come vi sia piaciuto. Non voglio fare dissing, <ride> vai Angie, fallo. E non voglio dire famiglia troppe volte come Fast Furious. Però, cioè, Tony c'ha i complessi col padre e la famiglia dal primo film di Iron Man, eh? se la porta dietro fino a Civil War, sta roba. Quindi, cioè, Iron Man 2 è costruito. Per quanto sia un film un po' spiccio, col cattivo, eh? è costruito sul rapporto che Tony ha col padre. Quindi, proprio il primo, no, magari è quello in cui è riuscito un po' meglio la cosa, però. Forse più componenti, no, ma famiglia. Io, sono, io sono allergica. <ride> perché c'è tipo la sorella esatto. e No, ma è colpa mia, nel senso che io sono allergica tantissimo. È vero, sì, c'è tutto il fatto che tu non sei, tu, sei tua madre, sei tuo padre. sei tutto, Ok, bellissimo. Family, esatto, <ride> es esatto. <ride> e, diciamo, io sono allergica quando dicono, ah, il primo film, ah, il miglior film, perché non è mai vero. Cioè, io mi ricordo quando io, a, me, a me è piaciuto Frozen, mi sono divertita al cinema a vedere Frozen 1 e Frozen 2, ma quando lo spacciamo come il primo film in cui finalmente un personaggio femminile ah il primo personaggio femminile ah, fa, ah finalmente l'emancipazione femminile, io avevo l'elenco di film Disney, d'animazione, sia con protagoniste femminili, sia in cui c'erano personaggi femminili che a livello di, di femminismo ti spaccavano le chiappe, ma proprio... Ti sculacciavano forte, perché <ride> erano veramente, ma veramente toste. Quindi, sì, tutto molto bello, però, insomma... Sì, sì, eh, c'è un po' questa tendenza della critica sì, a ah, dover definire tutto il primo, il, il migliore, il, top, il peggiore. Esatto, cioè. che è una tendenza orribile. Cioè, dimmi cosa pensi del film. Cioè, per esempio, sono bello, bello legge, piuttosto che un film che ha molto cuore, coreografie... Infatti, bla, bla. Sì. Cioè, quello voglio leggere, Non Che è il migliore, è il primo, è bla 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 vanta grandi coreografie poi eh, qua è, è una illazione molto forte ovvero eh, il pubblico di Shang-Chi è stato il più entusiasta sin da quando sin da Avengers endgame dalla proiezione di endgame non riuscirò a sentire Vabbè, di, di... delle scene e titoli di coda eh, a causa degli applausi Shang e Katie sono già delle star dell'UCM <ride> anche qui mediali. sono contentissima di sta roba e non vedevo di vederlo però dopo Endgame ce solo vedo Non è che sono i 10 film Arve e dici: Ah, questo Da Endgame, il primo. E uno ce n'è stato e anche durante sì, la pandemia e con lucidità ibrida. si riferiva forse a proiezioni in generale, capito? Questo partecipa alle varie proiezioni, Ci sono state altre premiere. Sì, e semplicemente... però c'è, insomma. Ecco qui i due nostri amici. Io io che avessi la fina, Sono curiosissima. Sono curiosissima. Mi intriga più questo che la trama. Poi, poi, poi. Ho davvero apprezzato. C'è molto che non è apparso nel trailer. Come è giusto che sia. Magari evitate di spottare il prossimo trailer. Magari. Angie, posso leggere? Scusami. È che è una reaction continua. Che temo sveleranno di più. E poi ha la sua atmosfera una serie di elementi distintivi che gli danno carattere senza farlo sembrare la tipica storia delle origini. Bello. Sono curiosissima. Poi, poi, poi. Ho letto io Miyazaki. Sì. È stato un trionfo, un film inaspettatamente spirituale ed emotivamente intenso, con alcune delle migliori d'azione. dell'UCM, simulare del giorno Avenger preferito e tutte le influenze di questo film da Jackie Chan, Dayo Miyazaki, Lashon... Oh, insieme. che cosa bella, peccato che io sia giapponese però, ok, va bene. Ehm... Vabbè, posso, ispirare comunque. Sì, a livello asiatico, però <ride> sono curioso, ecco, tipo io sono curiosissima per questa roba. Già dal primo trailer le coreografie mi sono sembrate una figata pazzesca. Cioè, è quello che mi gasa al cinema, cioè, è vero che ho oh, le storie, le origini, la trama, ci mancherebbe che non funzionino, però sono film veramente, non, non so poi Shang-Chi, sono film veramente che abbiamo visto anche Marvel, DC, cinecomic, vari, veramente bruttini, che però hanno un'estetica così bella delle coreografie così fie che almeno sbavi un pochettino, no? Sì. E sono contenta che Shang-Chi abbia le coreografie pazzesche, perché è quello che sembrava dai trailer, sono veramente curiosa. Sì, ora le faccio carico un attimo delle immagini perché volevo far vedere pure queste cose. E ok, tanto leggi. Le eh, ah, volevo leggere. No, volevo leggere, dite vero, ah, la, aspetta, le, aspetta, le recensioni. Aspetta. Intanto leggi anche, anche questo. Come faccio a leggere? Ah, ma ok. Leggi da là. <ride> è fantastico, posso, ma posso dirlo con la pronuncia giusta come hai iniziato tu? Eh, no. Che Mirko ha fatto tre mesi di cinese, no. no, no sei no, mesi. No, dici Chanchi. E quindi dice, eh, ma si legge... Shang -tzu. Ok, scusa è fantastico, ric ricordi ric ric eh, sì, eh, ri ah, 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 no, non è ricordi è ricco di ah, addirittura, perfetto <ride> <ride> refuso nel refuso, ricco di scene in combattimenti incredibili, coreografie be ah, yeah. coreografate benissimo Ho so so ragiono su un coso così ve lo dico più di donne che spaccano, la sorella mi ispira tantissimo preparatevi a conoscere il nome di Simulio se non lo conoscete già, la Marvel è un altro successo tra le mani ma sono contentissima soprattutto anche per Simulio nel senso che ripeto, a parte essere un fanboy e crederci un sacco, essere... è bello vedere quando c'è un attore entusiasta cioè, sembra che veramente spacchi, sono veramente, veramente curiosa e poi mancava quel tipo di supereroe secondo me alla Marvel sì. e... ah, qua parla l'ultimo, eh sì, ok, clickbait però sai, le recensioni <ride> cioè, proprio, le, le... se devi dire una frase perché non sono recensioni, sono proprio reaction se devi dire una frase, è brutto che mi sempre sta roba qua, insomma sì, il fede è ovvio, però cioè, anche lì si parla comunque di. Io parlavo di film eh, eh, MCU Disney. No? Perché pensavo che lui parlasse dei film MCU Disney e invece in generale parlava di reaction. Però anche lì ci sono stati due. Cioè, insomma, capito? Non è che dici ah, dai tempi di Avengers 2012, che non vedevo una reaction del genere. Dici da a vabbè, due anni fa, <ride> due film di distanza. <ride> no, eh, sai, invece lui che a me non sembra proprio quello. Nel senso eh, che il trash ci sta e mi ispira tantissimo, eh, però non mi sembra proprio il tipico blockbuster tipo The Great Wall. Cioè io da Great Wall mi sto il trailer ma mi proprio eh, mi spiace dirlo perché magari c'è gente a cui è piaciuto. Però il trailer mi ha proprio detto: No, questa cosa non, non la voglio vedere, no, non mi ispira per niente. Quindi, cioè, mh, non mi ha dato quelle vibe, capito? Le stesse che ha ti a te. Sono d'accordo, un attore... che ci... Esatto, nel senso che non è obbligatorio che un attore sia per forza appassionato. L'importante è che faccia tipo guarda Gwyneth Paltrow, <ride> che non sa manco <ride> chi è Pepper Potts, però lavora da Dio, quindi ci mancherebbe meglio così che uno che ci tiene e non sa fare l'attore. Però è molto bello quando c'è la combo, bravo eppure adorabile col personaggio, perché io mi ricordo Tom ai tempi di Loki all'inizio andava in giro a mettere a disegnare Loki dappertutto che faceva Loki in giro che, che parlava di Emma, eh, secondo me è, cioè, è bellissimo quando è così è, è bello, ti affezioni ancora di più vabbè, ecco, il Riccardo fa del sano dissing io... <ride> esatto sanissimo dixing -Dissing. Dix -Dissing. ma dixing <ride> uh, Maxwell. grazie, Maxwell. grazie. esatto, grazie mille e... Fai un su Discord, sesto mese come sempre Mirko due you know anni game Game, che sembrano 10, vero? Vero, Fede, bene, porca vacca. Io ogni volta penso a Endgame, mi sembra non so, una vita non una vita fa, la vita precedente, no? Before Covid, tutto pieno di cose belle, no? Quelle, non non c'era il fantasma del chissà se questo film esce al cinema, era tutto più semplice. Vero vero. Eh, no, allora io Altri? visto si parlati i oh. combattimenti, eccetera. Eh, da, da perfetto azzeccato, ho notato un piccolo cambiamento fatto a, a una scena. No, mi un sacco, sta scena! Eh, Quella no, con no, no. i videogrammi dietro bellissimi, sì, esatto. E c'è stato solo un piccolo cambiamento. Eh, che, cioè, giuro, ho detto, ho appena ho visto, ho detto, Ma non era così: <ride> tipo eh, Bloom, quando blu in Pirate dei Caraibi. Tu eri dove ho lasciato. Tu invece, tu invece, invece no, e quindi hanno fatto. Piccolo cambiamento. <ride> no, ma come. Sì, è una ma no! Di... no, è una specie di pupazzetto, o qualcosa del genere. Mirko, mi hanno tolto la poesia dalla scena. Aspetta, eh, nell'altra parte del trailer, siete sì, questa specie di, non so, pubblicità. Sì, ho capito che era pubblicità, ho capito, <ride> ma guarda quanto cacchio era epico! <ride> no, dai, regà no, no, Mirko, mi ha ucciso. No! Mi dispiace, Engie, ti hanno rovinato tutto. Ma hai presente quanto epica questa scena? Guarda adesso. Niente, dai, dai, farà... Far... No, l'ha messo apposta per far ridere. Ecco, eh. eh, poteva essere... Vi immaginavate un combattimento epico? Un combattimento. e Invece è un combattimento epico con dietro un cagnolino. Guardate quanto fa... No, perché? Ma infatti ora devo recuperare la no! più grande. Sembra quando eh, negli anime anni 80 e 90 no? Eh, passava la 4Kids dall'America e quindi tutte le scritte in giapponese nei vari anime venivano, che so, eh, con scritto in pen sopra, che so, gelato <ride> oppure cinema al posto, che, che so, di Onigiri, questa roba, perché? Al posto gli ideogrammi, perché? La censura brutta, no? Vabbè. no vabbè vabbè, basta. ve lo trovo eh. intanto leggi altri commenti vabbè scelto. ai miei tempi c'era endgame eh. una volta qua era tutta campagna e cinema altro che streaming ah no ma beh ti giuro non l'ho letto anche perché sennò non te lo chiedevo ah ok <ride> eh ma io voglio capire, ok a parte l'infilarlo ovunque come dici tu ma c'è un motivo per cui a te non piace non so sì. cioè, nel senso se fosse simpatica, e la infilassero ovunque cioè, sarebbe a posto no? Io voglio sapere perché non ti piace, io non la conosco tanto, ma non è che ha, conosca la carriera di Aquafina praticamente. Ok, ecco che hanno visto il... hanno visto il... ah, il nuovo fan, sì, credo si riferisca al fatto che quel, quel pubazzetto sì, è un fan, una così, mascotte. Sì, sì. Ricordiamo che Aquafina, farà piacere saperlo, Bess, ma sicuramente lo saprà, eh, visto che sotto sotto è un fan, eh, doppierà Scottle nella Sirenetta. <ride> <ride> farà esattamente quello <ride> e sta con piacere tesoro e sta con piacere allora ho trovato l'inquadratura che vi dicevo perché come abbiamo detto c'è c'era questo coso che tu dici che, che cos'è Sì, ma non importa che cos'è se <ride> ci sta male potrebbe ecco l'inquadratura con l'elicottero dall'esterno fa vedere in effetti che che cos'è? È un cagnolino? Sì, Ho capito, <ride> ma non hai capito il mio punto. no, lo so, lo so, lo so. Era più, tu dici era più epica, cioè, cosa c'è di più epico di un ideogramma? Cioè, hanno la scrittura più figa del mondo, tanto che le lettere, roba, hanno gli ideogrammi e ci metti. <ride> ma magari compariranno altrove. E per una sì, fine. ma guarda, quanto è bello! Tutto! Cioè è un, sembra un, una cosa, un concept fighissimo. Insomma. Vabbè, molto triste, e, vabbè. e quindi ci sarà questo cagnolino. È tornata Angie, doppiatrice dice Fangirl. La mia carriera è mancata. Potevo essere, <ride> questo potevo essere famosa e senza voce. Invece, sono solo senza voce. No, quindi... Non so. <ride> guarda, 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 che, guarda che crossover: il cast di Dune <ride> sarà un cameo. Eh... No, non volevamo spera. dirtelo perché, sennò, poi non ci vai al cinema, capito. Dice Simone, Ho quel personaggio che inseriscono per forza per far ridere una bellissima McCartney di origine asiatica quello sono un paio di dashi per meno di Leslie Jones. Bellissima questa, bellissima. È per pochi, e per pochi. Ah aspetta, c'è cioè Sexy, che ha detto Sexy? Ciao! Parla Ieri abbiamo parlato con i nostri amici tra l'altro, perché ogni volta che diciamo Sexy parte Alexa ogni tanto, non perché. <ride> Eh, eh sì, quella, quella, un po' con l'estetica. Estetica in realtà, che è anche John Wick. Anche Atomica bionda, e cioè a livello proprio di neo. E anche Ronin in Endgame, eh sì. sì giustamente, <ride> hai notato qualcosa. Eh, e poi il cavaliere verde, ricordiamo da giovedì sarà. Non da noi, <ride> nel senso che in Italia non, purtroppo non ha ancora, non so se è un distributore o meno, ma comunque mm -hmm. non ha dato l'uscita e siamo molto tristi di non poterlo vedere al cinema. Atomica bionda. Eh, ma sai Scasi che, quando, cioè, io penso di avere un debole personalista con la maggior parte delle persone e quel, vedere lei che picchia persone è una cosa più bella del mondo ma non l'ho visto perché mi hanno parlato tutti male Cioè mi amico che fa è bello perché c'è lei che picchia le persone però ma come film è un po' ma soprattutto perché così. lo fa proprio bene c'è una sequenza lo, devi vederla e fammelo vedere allora tu mi, mi, mi hai smontato io quel film lo volevo vedere al cinema al giorno 1. di Atomica Bionda mi ha solo veramente urtato un botto il doppiaggio perché era veramente da trapano nelle orecchie ah dovrebbe madrelingua rimadrelingua sì perché a volte fanno questa cosa che per essere fedeli alle intenzioni dei, dei dei personaggi che devono essere ecco, sono tipo un accento tedesco, bla bla francese. Prendono dei madrelingua che, però, non sono veri e proprio doppiatori. Quindi ecco attinenza all'accento. All Come parlerebbe un francese italiano, peccato che il francese non sia un doppiatore, e quindi te ne esci con una roba che vuoi veramente staccarti le orecchie. Sì, e... quindi... io, io dico solo una cosa: vediamo se qualcuno capisce: Nina. <ride> Eh, Questo è per, <ride> per pochissimo. Io volevo ragazzi. uscire dalla sala e strappare il biglietto. Non per il film, che poi comunque mi ha fatto impazzire, ma per Nina. Basta, la chiudiamo. Se, se, qualcuno, se qualcuno cioè, ha capito arriva, la citazione è proprio cioè, merita il podio di, 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 di tutto bettese <ride> offriamo poi... un sushi e <ride> eh vabbè diamole il tempo bess diamole il tempo <ride> ma quanto è bello quel film con lei e Bill Murray quanto ho pianto mamma mia ok ska, scusa scasi siamo sulla stessa linea d'onda perché pensavo esattamente a quella scena scalinata e niente dobbiamo... allora vediamo innanzitutto dove stavo oh, la bionda, oh, perché okay, dobbiamo okay, vedercelo okay, adesso io. Vediamo dove è stato amica Ma me lo compri in Blu-ray se c'è lei che picchia gente. Non no, è un problema. Eh, cioè... Ma tu c'avevi il Blu-ray! L'ho portato su. Se, se l'hai lasciato su a Napoli sei da denuncia. Ok, no. Cioè per ora sei, eh, se... Eh, tu avevi conto. il Blu-ray, te l'abbia regalato. Eh, dovete... Se l'ho portato su allora. Dopo Quattro. andiamo a vedere. Chiusa la parentesi fatti nostri. <ride> Vabbè. Allora, in Canino You Filippo il peccato che la McCartney abbia quasi sempre quel personaggio sbocciato, volgare, perennemente urlante, ma in fondo con un gran cuore. vero. Geppi Cuccioli e Lego Batman volevano morire e... Madonna Luca no, Luca che ferita che hai aperto Luca No Tu l'hai visto Lego Batman vero? Sì l'ho visto Ah però... ok mi stavo venendo Avevo rimasto Geppi sinceramente No come? No, me la Ora che me ne avete parlato me lo ricordo Venite con me io... no, vabbè. Sì no no vabbè sì 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 Figissimo, mi capito, a parte le che picchia Spice story nella guerra fredda, io. Eh, ma infatti a me è piaciuto in realtà è piaciuto un botto Red Sparrow. Lo so che non. Oh, non bellissimo a a Red Sparrow ah, eh, angosciante, bellissimo. A piace veramente tanto. Sì, 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 sì. Diceva diciamo, Ves. Eh, fortunatamente adesso lo so via. Butella doppiata così. No, ah, è Gia vero. Un unico che sa doppiare. Guarda, c ho, c ho un. E... Ma intendi. Ma lui intende tipo Quob? Eh... Sir Quob? È lui? Non mi ricordo mai come si chiama. Sì, mi sa che è lui, sì. Sì, signor Al... Quob. Sì, 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 Al ya, ma... No, sì, c... è, lui, è lui, è lui. Sì, eh, sì certo. Sì, sì. Ma lui, eh, lui, la, lui potrebbe... Do... È come Morgan Freeman, vorrei che doppiasse la mia vita, cioè è stupendo. Sì. E comunque, niente, nessuna capitonina, veramente. Guarda, siete... Vabbè, Angie, non è... No, 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 è vi meritate battuta... di rivedere quella scena. All'infinito, tipo un loop, tipo Loki. No? che eh, lei si lo prende a calcio all'infinito. Vi invitate in una scena con quel loop all'infinito. Cioè, no, vabbè, comunque era x Men. Uh, Apocalisse, la moglie di Magneto, quando perdo la figlia. Mi dice: Nina, Nina perché non so sì. chi hanno preso per doppiare. Vabbè, 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 vabbè fa niente. Sì, sì. Fa comunque, niente. Bess, anche altri attori in realtà hanno doppiato. Oh, sì. Così. Eh, sì che cioè, mi ricordo anche il. Un altro attore, quello di Sherlock che aveva un doppiatore così. Mamma però mia, poi, ah, lui poi ha un fascino, è impazz... impressionante quando doppia. Allora, Ma infatti, poi i in doppiatori magari li vanno, dico che sanno doppiare però. Cioè. Ah, eh, proseguiamo un attimo a leggere eh, perché poi parliamo di un'altra notizia. Passiamo un allora, se secondo, scusami, c'era Gian... una domanda sotto Mica Bionda, così la ah, Giulia. Sì. Secondo me, sì, lo devi vedere, Giulia. Non lo, se... Giulia, non, non, io invece non, non lo so. non so, po' a Mirko nel caso, perché io Red Sparrow l'ho visto. No, 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 devi vedere, volta. ha pure una bella... Cioè, ha una struttura che definirei impegnativa, perché è fatta un po' a cornice, un po'... Diciamo, diciamo salti temporali, poi capirei perché. Eh, però in realtà mi è piaciuto molto. <ride> e avrei voluto un sì. A me è rimasto solo quello del film, vedi te? Cioè, non proprio... <ride> Allora, Shang Chi è bellissimo, dice Brandon Davis di Comic Book. C'entra tutto ciò che la Marvel fa la grande: ritmo, umorismo, personaggi, aggiunge azione come mai vista prima. Ah, beh, ci credo. Più cupo di quanto mi aspettassi, tanto divertimento, fondamentale per la fase 4. Oh, in che senso? Si tratta di una storia personale di famiglia, è lì che lascia di più il segno. Il terzo atto è pieno di sorprese, ma a volte più folle del necessario. Ecco qua il neo, ragazzi. Questo è un neo, eccolo. qua. Più folle ah, necessario. È, è una roba, Forse... allora, a me, questa roba, quando l'ho letta, mi ha rimato al terzo atto di Black Panther. Che è un film bellissimo, con un finale pazzesco, con un messaggio spettacolare, una cura nei costumi, le musiche, la cultura eccezionale. E poi il terzo atto sono la CGI patarocca. Il treno che vai per veloce. I rinoceronti che attaccano, tipo Hobbit. No, infatti eh, penso che parli di quella spacconata, capito? Penso Noi che sia abbiamo... quel tipo di spacconata. Ne abbiamo già visto un assaggio nel, um, nel trailer, sì, credo, una nella parte finale. anche con tutte quelle creature. Sì, leoni, di quelle, sì, 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 di pietra, sì, sì Forse sì. lì a un certo punto diventa forse un po' troppo, troppo forse sì. mitologico, eccetera, fantasy. Sì, perché loro non so che problemi abbiano con la CG, col gestire la CGI, probabilmente avendo... La CGI a disposizione, a volte finiscono nell'usarla in modo spaccone, anche se non serve. Cioè, che so, una scena è figa di per sé. Ma perché non ci buttiamo anche delle formiche giganti in CGI assieme a dei draghi? che... No, ma perché devi farlo? Ma insomma. Ma infatti, Black Panther, quando si, si tramuta in rinoceronti e tutta quella roba, perde nel il freno, fascino di Black Panther e dei guerrieri, cioè... Per me cioè è veramente brutto. Le Dora Milage, poi cioè... Poi lì c'era dire che lo scontro con Killmonger è quello sotto. Tutto il CGI? No, ma è stato tipo girato <ride> due mesi prima, e capito? Si Quindi si vede che è stato fatto in fretta, però, vediamo un po'. Confidiamo comunque nel terzo atto. Poi eh, tre cose su Shang-Chi. Eh, una delle migliori origini dell'UCM mai viste. Addirittura l'azione tra le migliori in assoluto. simulio è il mio attore preferito. No. Ed è benvenuto a cantare al Karaoke. Oh, il Karaoke! Non te la voglio vedere. <ride> Shang chi diverso di altri film, Marvel, adora il fatto che apre la porta di un nuovo mondo eh, di cui non, si... non vedo l'ora di di più. Simuli Spacca così tanti curi ed è stata una scelta perfetta l'ho visto in IMAX ed è così che va visto in e vabbè, è così. Eh, così mi dici che devo andare a vedere già la seconda volta in IMAX spaccone. va bene, ok, premo i biglietti <ride> e... Best, non leggerò il tuo commento eh, aspetta. <ride> no, dobbiamo leggerlo no, no, non lo leggo Engie, apri, non voglio fare di apri, a Best. apri <ride> uh, no, dai ma sei ironico <ride> No, dai. <ride> non tanto per Best Origin perché Best Origin è soggettivo, ti piace di più uno? Ma per Best Origin Movie, eh, vabbè. vabbè, credo sempre del, dell'universo Marvel. però. Ma buongiorno, di che stiamo parlando? Che vuol di Origin origin Movie. Penso che... che magari è, una, una, è interessante la scelta di come ha avuto i suoi poteri. È però poi come l'hai resa non è chissà che, che capito quello intendevo. Sì, sì. P poi con Captain Marvel so che è proprio veramente una questione molto, molto, molto soggettiva però A me affatto, il film non era disponibile a Quando uscì il film, nonostante comunque la buona fattura, eh, perché comunque è, vabbè, è stato supervisionato la tipica macchina produttiva Marvel, certo. però a me personalmente non ha coinvolto per niente. E nonostante ecco, si riconosca molte sequenze belle e così via mm -hmm. però a lei di più all'epoca a me ha me... colpito molto di più che a lui adoro la scena in cui finalmente si libera e acquista i suoi poteri e diventa quello che è sempre stata cioè veramente la musica è spettacolare in quel punto sono sequenze veramente veramente belle però per il resto non lo so non Pensavo, mi aspettavo veramente tanto di più da un film che poi è incassato una sfracca sì. e resto oddio 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 Quindi, allora, recuperiamo un secondo. Codgira, <ride> <ride> eh, anch'io non vedo di vederlo. Oh mio dio, Ma ragazzi, cioè, che vabbè, poi poi, 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 eh, sì, Simone, a me il room era piaciuto un botto. E no, a me, me, a me è piaciuto tantissimo. Simone cioè, Secondo me può, appoggio tantissimo. può spaccare ancora pure in domanda. Secondo me perché... eh, lei è in, tipo in Captain Marvel in alcune scene, dà prova di quello che è come il room. Sì. Cioè, dà prova di essere a te... Secondo me, però è... l'hanno veramente sottolineato. Deve ancora lei sì. capire il personaggio. Secondo me, cioè capire come renderlo al meglio. Sì, Perché magari. Cioè, io personalmente l'ho trovata un po' solo. più anonima, capito? Sì. Voglio vedere ora invece con un po' più di coscienza di sé sì. come se la cava? Per esempio, lo, si vede che room, vabbè che stiamo parlando di cose completamente diverse, però il room ha abbracciato un personaggio e in Captain Marvel sembra più recitato che, che abbracciato, però a me le piace tantissimo. Infatti, non vedo l'ora di vedere The Marvel's e l'ho adorata in Endgame, quella, quel poco che c'era mi, mi è piaciuto tantissimo. All'inizio, poi, quando uh, con gli Avengers. Eh, Va a fare il culo, a me c'era tantissimo sì, lì, sì. quindi assolutamente. Sì, sì, poi c'è un po' questa tendenza ecco, del web a, a demonizzare. Quando sì, se un'attrice non convince o altro, adesso diventano, non ah, so, ma... satana. No, ma poi <ride> io privato, mi ricordo il. Cioè... Le... Ma pure il le... benedire, no? Beh, non mi piace molto come attrice. Invece... Esatto, è una cosa tipo contaminata. No, ma poi è è, sono entrambe le fasce, no? Come diceva Simone, è bruttissimo ehm, come dire, eh, quando non puoi dire né che ti piace né che non ti piace, perché se dici che ti piace, come diceva Simone, no, ma oddio che schifo è che eh, è una cavolata perché lei canta un'attrice premio Oscar eccezionale, bravissima, magari può non piacerti, dice "Vabbè, non mi piace come attrice, anche se è brava". E poi anche al contrario, se invece dici che non ti piace, non puoi dire beh, a me non fa impazzire. No, devi dire che fa schifo per forza. Perché. cioè, non c'è una via di mezzo. È bruttissimo. Se parli con una persona o oh, no, cosa stai dicendo? È intoccabile oppure ha ah, lo schifo. Che purtroppo è una roba bruttissima anche perché ai tempi inficia un sacco le recensioni, eh, andarono a fare i complottisti. Con no, la vogliono cacciare. Ma perché? Ma chi te l'ha detto? Ma perché? Poi è una roba che non era mai successa con nessun altro attore o attrice, ed è stato molto, molto triste che la prima attrice protagonista di un film Marvel si sia trattata così di merda, scusate, il francesismo. Quindi, bruttissimo sì. quel periodo, quindi io d'accordissimo con Simone. Sì, ti ricordi la polemica sul trucco di Brilante? No, vabbè, vabbè poi, poi il web ci mette del suo, eh. Né? Ah, guardate, aveva un trucco in Captain Marvel più sobrio, meno femminile, e invece dopo le critiche i russo l'hanno truccata in Endgame con le ciglia e il rossetto, ah, il solito sguardo da maschile. E tu dici, Ma guarda, direbbero hanno girato prima Endgame di, di Captain Marvel, semplicemente quella scena l'hanno girata così, poi hanno modificato il trucco e poi l'hanno ricambiato ancora, cioè non, sì. non c'entrava niente, dopo le recensioni no, l'hanno girato prima, vabbè. Non ce la fanno. Eh, copriamo diceva... un po' di commenti. Ma do la moglie di Magneto. Il doppiaggio di quella scena, sezzo, lo so fare di Merda, che è quel film. Luca, le tue metafore mi appassionano sempre sì. tanto. Devo dire che il nuovo trailer di Shang-Chi mi ha fatto cambiare idea in positivo. e A me in realtà... Non l'ho visto l'ultimo trailer. No, sicuramente l'ho visto, non te lo ricordo. È quello con Abominio? Sì. Ah, no. No, so. aspetta. Sì, mi, pa mi pare fosse ah, quello il finale. Sì, sì. sì l'ho sì. visto, l'ho visto. No, bello, bello. E... Ho preferito e... il primo però è fondamentale per la fase 4 presenta un multiverso alternativo <ride> di un Mena di botte Mark Wahlberg sul set del film successivo Bellissimo. qua c'è una Magari. strizzatina d'occhio al fatto che Simu aveva criticato Mark Wahlberg anni fa e ora ci gira un film insieme esatto. Arthur the King Ah e Marvel, sì, Marvel era la prima, eh, infatti ma... Black Panther è sottovalutato, ma a volte ci sono motivi fondati, di sicuro un film curato ma non abbastanza, so, forse è meglio dire che è curato ma alcuni è... scenari... Sì, è eh, sì. quella sensazione del terzo atto purtroppo, sono d'accordo, cioè, io ho adorato Black Panther, ma ho fatto di quei pianti, mi ha intrattenuto, ottimo cast, Tutto c'è cioè tutto Black Panther, il terzo atto mamma mia che bruttino che è però... <ride> è veramente allora. un film che ha tutto ma il terzo atto è proprio scivola via proprio male ciao musicologo grazie per averci seguito ciao musicologo sì. Venom uscirà il 15 ottobre il 3 non mi piace manco il film eh, vabbè il aspettiamo film. di vedere il film dai. <ride> a parte che l'hanno resa troppo forte dice fangirl è peggio di Wanda, personaggio secondo me invece è tipo una delle più uh, forti. Secondo no, me, no, Fango ha ragione su questa cosa. Non dico, a livello proprio di mh, Marvel, continuity è, è un po' troppo Superman. Infatti, sono contenta che in Captain Marvel l'abbiano frenata con la scusa del controllata, non può liberare... Però ora che ha liberato i suoi poteri, è veramente molto overpowered. Sì, cioè, ma non... è il motivo per cui per Endgame hanno dovuto inventarsi delle cose... Della... Per tenerla lontana fino Per tenerla lontana, sì. E altrimenti avrebbe <ride> spaccato tutto. Esatto. Tutto. Ma vanda tra l'altro, che... Spero che dia prova di essere la più forte dell'MCU in Doctor Strange e nei Madness. Infatti non vediamo l'ora. L'ho sognato l'altra notte, te l'ho detto. <ride> Ho detto che andavo al cinema a vedere il multiverso Madness. C'era la con col rosso di Wanda che compariva. Okay, qui vuol Aiuto. dire che bisogna che esca un trailer. dai uh, uh, Johnny Depp pare che abbia criticato Hollywood perché ha stompato l'ultimo film che ha fatto, Mina Amata, tra l'altro un film che tocca argomenti comunque sensibili. e... Ne abbiamo Tagli pure giorni. parlato su Bettese, sul fatto che ecco, a volte solo perché un attore è considerato radioattivo non vuol dire che debbano essere anche dei suoi film. E purtroppo la tendenza è alla critica anche, è quello. Soprattutto se c'è quel margine di dubbio su certe questioni. Cioè se una cosa sì. è proprio palese, ma anche con certe sì. figure, lo sappiamo, figurati... Sì, ma anche nel caso della palesità, della, pale Pal sì, della palesaggine del di una figura... Non è eh, positiva all'interno del cast della truppa o protagonista di un film. Comunque il film ha una sua lavorazione e un suo lavoro che devi ah, rispettare. So, a prescindere motivo, da quanto sia tossica una figura al suo interno. È il motivo per cui eh, per me è assurdo che assassino sul Madonna sia Santa, impulsato. no, guarda, non, no, spero, noi iniziamo io perché spero sennò, che, no, non so, non che la smetta di far cagare il sì. film, perché cioè, al di là di tutto. Lo voglio vedere no al di là di tutto tu sei una persona che va al cinema a vedere un prodotto ok e hai tutto il diritto di vedere un prodotto fatto bene per cui spendi quei 8 euro di biglietto e chi ha lavorato al film ha tutto il diritto di avere sullo schermo il prodotto del suo lavoro che non venga inficiato dalla tossicità di attore, attrice, regista che ha fatto cagate nel privato eh, lo so. e che ha tutto il e che deve essere giudicato nel privato per quello, cioè, a me queste robe fanno proprio imbestialire. Se vedessi un mio progetto rovinato o alterato dalle cavolate che ha fatto tizio, o tizia, mi girerebbero veramente, veramente le, eh, le scatole. E eh, infatti, Eddie Simone ha capito là. <ride> Madonna, madonna po povero Brana, ne cioè, ha seccata una con, con la fortuna. Black Matter e Kap Marvel non mi vedo rimere perché A volte capita di che certi film diciamo non lasciano nulla, ma che siano. Anche io ci sono dei film che non ho più rivisto. Sai del cosa, Marvel. Sai cosa e... mi ha lasciato questa cosa? E poi ho cambiato idea, Doctor Strange. Alla prima visione, ho detto: sì, carino. Bravo Cumberbatch io adoravo, adoro Cumberbatch quindi bastava quello per vendermi il film. però beh, carino, o oh, più lo rivedo più mi piace, Doctor Strange. c'è cioè, quella scena nella pioggia con eh, l'antico con cui parlano della morte. Delle delle cose che mi fa piangere, è veramente un... carinissimo. Non pensavo perché la prima visione anche a me non mi aveva lasciato molto, invece più mi piace, cioè più lo guardo, più mi piace. Parlando di trucco, hanno fatto la stessa cosa con Agatha. Ah, parliamo di trucco, aspetta, mi sono persa la citazione col trucco. Ah, del ah, Madonna, sì, del, che le hanno, quei, quei resciuto tutto qua, Madonna, mia. sì. Cose, cose brutte ho tenuto una scena già la c'è ma infatti fa spendere strepitoso mamma mia di... qual... bellissimo fantastico e qua ti fanno i complimenti Angie sei molto simpatica <ride> grazie <ride> ho guardato eh, tantissimo sulla mia è sotto strange prossimo. Giulia sempre ha piaciuto bello, bello. Sì, 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 ma sì. guarda a me era piaciuto però non avrei mai detto wow che figa poi me lo sono rivista una e due mamma mia bello Comunque, dobbiamo parlare un attimo dell'ultima notizia collegata a Shang-Chi perché, allora, qua non stiamo splegando nulla perché la Marvel che ha fatto tutto. Eh, suggeriamo nel titolo che Ben Kingsley, il fatto che sia stato. Allora, notizia: Ben Kingsley è stato avvistato alla premiere di Shang-Chi. Non è stato avvistato, ha posato col cast principale nella foto di gruppo, nella premiere di Shang-Chi. Sì, nel senso è stato avvistato. Poi, che succede? Se, un, se uno vede anche il minimo dubbio che fosse nel cast. Ha posato con tutto il cast, eccolo qua, eccolo qua, e quindi oh, oh o dubbio... l'hanno fatto per omaggiarlo. Che cavolo, ne so, sì, no, non credo, sinceramente. Cioè... Ah, no, sono i piccoli, sì, i piccoli bellini. Sciami. Oddio, quanto è carino. Poi c'è Wong no, Ma. Wong c'ha un fascino. Che capelli. che oh. Regista, Timo. Manca Yeoh è vero, è vero. Eh, vabbè, non è per una seconda. Però, bello. sì, allora eh, che succede? Che Voci giravano. Vabbè, di Ben Kingsley, in realtà anche noi speravamo che ci fosse in qualche modo qualche cosa. Sì, ma magari con cameo, ah, cioè, sì. o magari lo menano all'inizio del film perché ha usato essere il mandarino. Che ne so. Però, però... Il, poi che succede? Che Brandon Davis di Comic Book ha detto: Ci hanno appena confermato che Ben Kingsley è nel cast di Shang-Chi. Immagino, ma qua. La prima c'è stata stanotte, quindi non è c'è stata troppa copertura al momento, però hanno immagino che tipo sia salito sul palco prima della presentazione, che qualcuno l'abbia presentato dicendo oh, fa una parte del film, però quello che pensiamo noi è che comunque sia un cameo poco più e che sia giusto... Una invece... <ride> <ride> e invece il protagonista, no? Non lo so. Però dai, è un, è, qua ritorniamo a Fai il genio del male. Re della retcon, eh, nel senso, Ben Kingsley odiato. Hanno cercato di mettere un po' di peso. Io non l'ho odiato. Ben Kingsley è stato eccezionale. Da molti fan del mandarino, non era il mandarino, Mamma ma mia. anche per tutta la per come era stato gestito. Ah. Eh, e, però, ecco, vediamo un po' come, come lo reintrodurranno perché sarà molto. È bello che tutto si colleghi, il cerchio si chiuda. Invece queste fercetti di Riccardo perché le possono capire in pochi. Chissà perché Riccardo è così. Eh, formato. Riccardo. Chissà, eh? chissà. Eh, Anthony and the Wasp, visto una sola volta al cinema, mi è di meno dispiaciuto, ma il caso mi ha ecco, portato a rivederlo. Tor Ragnarok, l'ho riguardato la scorsa settimana, odiato meno rispetto alla prima visione, ma lo trovo ancora troppo stupido. Luca, eh, sai che hai riassunto i miei pensieri su entrambi i film, ti giuro. Eh, forse Ragnarok il contrario, nel senso che comunque mi diverte però più lo guardo meno mi sembra Thor e, e Ant-Man and the Wasp uguale, il primo lo rivedo volentierissimo il secondo non mi fa venire voglia di rivederlo a parte per la scena di Baba Yaga, ah, sì. Baba Yaga. e anche il, um, le narrazioni di Yo! <ride> di, Luis. di Luis fantastico my look company. at my hair, more business quella è stupenda quella scena l'avrò vista tipo 12 io filmo. voglio dei film voglio un voglio che Luis doppie Evangeli e, e Lilly in tutta la saga di Lost e così me la rivedo senza ah! ecco io potrò anche non ricordarmi benissimo Black Panther Thor 2 e altro ma veramente me lo ricordo per sempre così poco utile che mi è rimasto in rimasse vero ma è, ver è vero allora diciamo allora io Iron Man 3 lo metto tra i migliori film Marvel di sempre, lo adoro, è fatto bene, è interpretato bene, è scritto bene, è realizzato bene, le musiche spaccano. Però è vero che eh, non da. allora, diciamo che il suo essere inutile a livello di trama è utile perché è la conclusione del personaggio mi piace mi piaceva quando la marvel faceva dei film sui personaggi e basta adesso è questa cosa di ricollegarsi su tutti i film se non ti ricolleghi sei inutile Ma che, infatti che... la cosa bella di iron man 3 è proprio per ente che è che... su tony e su tony e gestiva anche tutto quello che aveva affrontato prima esatto il suo cioè è facile essere eh... captain america 3 civil war quando hai tutto il cast dentro facile essere tornato quando ci butti dentro 10.000 personaggi iron man 3 si legge su tony stark e basta la trilogia di Iron Man è l'unica che si è sempre retta solo su Robert Downey Jr. e su Tony Stark, senza sì, aver bisogno e... di altri personaggi. Addirittura nel secondo c'era la comparsa appunto di Vedova Nera, che poi nel terzo non c'era neanche, quindi c'erano anche meno personaggi MCU di quelli che avevi già visto, mentre invece da Avengers in poi tutti i film erano corali. E invece... Sì, ah, non... No, non mi piace non mi piace Sì, Iron poi bello. se vi ricordate c'è stato anche un po' di eh, retromarcia eh, dopo Iron Man 3. Bravo! Perché Iron ecco. Man 3 si conclude con uh, lui che dice io sono Iron Man, l'armatura non mi definisce, butto tutte le armature. Io resterò cioè, sempre, sempre Iron Man. Allora, in realtà, Iron Man 3 non mi dispiace affatto. Poi c'è Shane Black e la sua passione per il Natale, che è molto più iconico, <ride> il mio medesimo. E ehm, c'è proprio la sequenza finale con le armature stupenda. È un film che è stato ehm, un po' rovinato dalla dirigenza dell'epoca e dal fatto che c'era ancora poco coraggio nell'avere un antagonista donna eh, con Maya infatti, boh, è infatti tutta una parte scelta. buttata via così però al di là di tutto in realtà è un film che apprezzo molto e poi mi ha fatto no, solo specie questa cosa del... cosa del con poi nel film successivo un giorno faremo una diretta. Angie vi spiega perché Joe Sweden con i Joe Vultron se ne è bellamente fregato da continuity Marvel e la Marvel non ha detto niente. E chissà come mai. Cioè, Iron Man 3 finisce con. Oh, a parte che ha. Posso dire sfanculato? Sì. Dì. A parte che ha sfanculato le, le trilogie. Nel senso, piacciono o non piacciono, i, i, i film dei big Free della Marvel finiscono con Captain America che rinuncia allo scudo, Thor che capisce che può farcela senza il suo martello. E Iron Man che dice, io non sono solo armatura, io sarò sempre Iron Man anche senza armature. E invece con la retcon di Age of Ultron, Iron Man ha le armature, quindi ha sfanculato il percorso della trilogia dei tre protagonisti più grossi della Marvel, diciamo. A parte quello, Age of Ultron non tiene conto di nessun film se non di Avengers. Addirittura rinnegando le cose che dice in Avengers con Clint e Natasha e Bruce. Cioè, non, cioè, ma pinte, non stiamo parlando di quello, parentici. non stiamo parlando di quello, non fa niente. Cioè... Tu hai Natasha che alla fine di Captain America dice: Oh eh, Steve, eh, mi sono bruciata le coperture, mi sono esposta, devo darmi la macchia. Addio, non so se ci rivedremo. Mi Fury, molto... che... Fury che brucia la benda perché ha i segreti, no? i sotterfugi. Iron Man che rinuncia alle armature, e dice: Io sarò sempre. Che l'ho vista una mossa molto bella alla Tony, gestisce gli Avengers, ma senza le armature, essendo solamente il gruppo. Appunto, non c'è armature, eh, Thor. Pure che torna sulla terra, ma non sa so bene che fa. Inizia: Ah, Natasha con i capelli diversi. Inizia: i <ride> Joe Vultron, Natasha con i capelli di Avengers, che è in mezzo alla squadra. Ma Quindi, infatti è, è più un sequel di Avengers. È un sequel che di Avengers. Tutti gli altri, e ha vita. ignorato gli, i fatti di tre o quattro film della Marvel. A me, sta roba fa incazzare. Mamma mia, la cosa bella della Marvel è la continuity. E Joss ha detto: Ah continui di vabbè sti cazzi a me sta per la scena iniziale tutti i vendicatori uniti quindi facciamo il salto temporale così non sembra che sono cose che cozzano troppo salto temporale però riprendi lo stesso look di, di quattro anni prima identico spaccato con la stessa parrucca e allora c'è un problema anche visivo come potete vedere mia. a engine non è piaciuto di Ultron. ma no regà <ride> non c'ha la faccio. a parte la scena di visione la nascita di visione bellissima pure visione il Twitch, dai diciamo ma... Le cose nuove sono bellissime. Quella sceneggiata da Ostad. Le... Ah, quello, quello, è affettivo, quello è affettivo perché l'abbiamo allora, ah, vista. Andiamo avanti con i commenti, se no, restiamo indietro. Ma Titi dice: è ovunque <ride> oramai, veramente ovunque, giusto. E non so come faccio a fare tutte queste cose, tra cui anche l'attore. Eh, però dai, <ride> bisogna ammirarlo per questo. Ha detto una cosa molto bella sul fatto che eh, ha detto: Io ci ho messo, non so, tipo. 35 anni per arrivare dove sono, e quindi dice: Perché mi devo prendere le pause? Eccetera, cioè, ho fatto gavetta per tutti questi anni. Quindi dice: non 'A me sembra un battere il ferro finché è caldo'. Ah, proprio. Non ho alcun motivo di non stare qua a fare quello che più mi piace, quello che amo di più. titi eh. waititi, eh, 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 no, The Rock Johnson, esatto. Aspetta, scusa. Capisco, Battista. Ma non la... Vabbè, Battista non lo so. Ormai Battista sta... è allenato. E si sta fumando. È il nuovo occhio di Falco. Hanno solo frecciatine. Cioè... Sì. Eh... Però con tutto il bene per entrare. Max mi ha fatto schiattare <ride> la foto della premiere. Dove mi il Diego? Esatto. Ah, vabbè, pensavo ridessi. Angie Carina, carina. Max è molto, molto carina. <ride> molto Sei molto convinta carina. Ragnarok è stupido, ma no, perché stava mi... nel commento diverso. Sono d'accordo. Ma fai soldi di Harley? No, sono d'accordo. Cioè, ma non allora, a fare. me, a me, Ragnarok, ripeto, non piace. Non mi piace la comicità di Ragnarok riferita a Thor, a Loki, a quel mondo, ma per niente. Ma sono d'accordo che è, è inutile criticare quella comicità e poi urlare al genio. Appena uno ti fa una battuta del cavolo su tu parli di Harley in. In Nessun quad io ti rimetto dentro eh, sempre la Marvel in, con Guardia della Galassia 2. Ah sì, eh, c'era lo stronzo di Drax nel mio letto. Ah sì, sono famoso per le mie cagate. E dici, vabbè, wow! <ride> parlano veramente di, di cacca! Wow! <ride> rispetto all'umorismo del primo guardiani che invece è tutto un altro sì sì è come diciamo sempre è una questione di equilibrio sì e... sì sono io sono d'accordissimo con questa cosa cioè ci sta che piaccia o non piaccia un film però è brutto quando magari critichi un tipo di cosa e poi lo fa qualcun altro e la esalti semplicemente di che ti sono piaciute o meno alcune cose sì 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 sì, sì. però um... il <ride> girl è... sta con noi babaiaga secondo Antman è bello solo per lui se beve esatto Babà Yaga. si parla Aquaman 2 esce l'anno prossimo a dicembre 2022 mm -hmm. Sì, con Avatar. <ride> poco prima di Avatar o poco dopo. Eh, la smettersi di paragonare Jungle Cruise a Pira dei Caraibi, capisco l'attrazione che ha dato origine, poi davvero troppa troppa CGI quel gioco, è qualcosa di guardare, dobbiamo Simone. ancora vederlo. Simone, guarda, ce l'ho qua, il fatto che non abbiamo visto Però... né Jungle Cruise né, né frigai. Abbiamo fatto eh, overdose di cinema due settimane fa, quella settimana avevamo ospiti, non si è riusciti a vedere niente e la cosa mi sta uccidendo dentro proprio. E... Però sono d'accordo sull'idea che cioè, se ci riguardiamo il primo Pirati dei Caraibi a livello di fattura c'è un abisso, ma è, oramai è evidente come sembra che il digitale sia l'unica soluzione a tutto, quando in realtà a volte basta un po' di sostanza e il digitale che aiuta. Però il primo, siamo... il primo Pirati era affascinante solo per il fatto delle riprese in mare, che erano qualcosa di spettacolare, veramente veramente mm. bellissimo. Sì. Vabbè, qua ah, parliamo iniziano, di Ragnarok iniziano che... a fare un po' di, di litigate. <ride> su Thor e su Ragnarok. Ma, so, ma infatti, ragazzi, sono cose diverse, però posso capire che diafassi di una comicità piuttosto che un'altra. Diciamo che sono d'accordo sul... Oddio, genio, oddio, Genio, Ma io lo, ma lo dico anche con Ragnarok, c'è cioè, un film molto, molto particolare che a me non piace a livello di umorismo riferito al, all'universo di Thor, però... Per anche a chi piace, anche la, la genialata del secolo. Cioè, I film geniali sono altri e sono pochi Cinecomic, veramente pochi. Cioè, non, non prendiamoci in giro, sono veramente pochi sì, Cinecomic sì. che sono geniali per quanto ci possano piacere, perché io li adoro. Cioè, però, insomma, adoro anche la saga di Harry Potter, ma di film veramente validi in Harry Potter sono pochi. quindi Qua continua a litigare. Però eh, anch'io ho adorato quella scena con Harley e Luca. Eh, a me è piaciuta molto quella. La fine della soppopera, diciamo. Ah, cioè, ecco, ecco, per esempio, per, eh, cioè, però non è la frase che diceva Bess, è un'altra, la scena... No, la diceva Luca, mi pare. Ecco qua. Sì, è quello. No, eh, sto dicendo un'altra sì, sì. cosa. Eh, Luca sta parlando di una scena bellissima che c'è in Chesswood, cioè, che non vogliamo spoilerare perché non l'ha visto, però quella della fine della soppopera, come, come la descrivi tu, secondo me quella scena è veramente scritta bene, ma anche da un punto di vista... Del non banalizzare il discorso femminista che fa Harley, che è una, da una parte femminista, dall'altra parte delirante da cure psichiatriche. Ed è bello perché Harley è, è quel personaggio, non l'hanno banalizzato, non l'ha resa bidimensionale. Quello è veramente, veramente bello. Viva Nolan e il suo aereo schiantato in te. Ma guarda, sì, ma, ma veramente. Sì, ma... è una scena che lo odia perché dice che non serve a niente. È vero, ma ha ragione, certo che non serve a niente, però è figa. Ha ah, ragionissimo. È proprio una sboronata enorme, però è bellissimo. Ma scusami, perché in Fast and Furious le macchine che saltano in aria fanno il triplo carpiato? Non servono sì, a niente, però lì l'hanno fatto, cioè, al di là di quante macchine abbiano potuto distruggere. Eh, là comunque c'è molto digitale. Nolan ha, ha preso l'hangar, l'aereo, li ha fatti schiantare. Così vabbè, magari loro hanno un criticismo <ride> per le cose che si schiantano, tu non lo sai. Eh. Oddio, in Cruella. Sono ancora, mi danno ancora gli incubi, ma soprattutto lei che si che usa il paracadute verso la fine, che no, qualcosa raga. di. non so come abbiano fatto no. ad approvare quella sequenza. Però. Io mi chiedo che fatto provare tutto l'obit 3 ai cioè due CGI, però l'hanno provato. <ride> Potremmo aprire la rubrica, eh, come si chiama? Tipo Disastri digitali, <ride> perché ce ne sono un po'. E parlando eh, infatti, parlava di CGI digitale. Secondo me Aspettate, questo abominio è veramente molto bello. Il il nuovo abominio il power up il power up di abominio un po' nasce, marino sì. con quelle orecchie la si sì, abbiamo appena un pubblicato un articolo in cui ehm, c'è fai che di no non so, forse è il regista che dice che è passato un po di tempo e quindi anche abominio si è evoluto <ride> però va bene ehm, non c'è la sua... <ride> semplicemente una notte con tutto questo digitale che capisca ammortisce certi costi nonostante comunque per altri versi invece costa un botto. Mm -hmm. risparmiare tempo, ma diventa allucinante per arrivare a fine film. E, sì, sì, è vero, ma sono, cioè, sono d'accordo. E Luca caro. Luca caro, so che vuoi mandarmi foto. Tu sei lo spacciatore di Lick. Mi ricordo che pure un'altra volta. Spacciavi ah, sì? Lick. Ah, no, sì? Ora non ricordo Luca. quale Luca. Questa fama mi interessa. Ah, aspetta, era era le puntate di Vandavicio <ride> non le puntate le, le scene, qualcosa che era stato l'iccato e però sì, allora, noi non abbiamo parlato per questioni proprio di mh, che sennò Disney manda i suoi sicari però sì, ho ben presente che alcune cose sono state trafugate da qualcuno ha detto gli effetti visivi dal terzo atto mi a me pare. fa troppo ridere queste cose. Sì, fatto. sono proprio dei geni. Vabbè. No, ma da, da persona che firma un sacco di NDA mi fa troppo ridere quando dicono queste cose. a me fanno firmare gli NDA anche perché, che so, devo fare una linea in un progetto e poi c'è gente che licca cose dai film Marvel. Mi fa, eh, fa talmente fatta male la scena per noi che l'hanno pure <ride> scurata eppure non sono riusciti. <ride> no, no, a non sono cose. riusciti. Ah ok, sì, a prossima sono sono curiosissimo all'Inception Lisa Joy con Jackman Anch'io anche... l'ho visto come un Inception <ride> Sì, allora, non promuove troppo nel senso che è passato un po' in sordina mi è stato di più da eh, Reminiscence eh, qual è il eh, com'era il titolo italiano? Ricordi, aspetta Re Frammenti al passato, sì che arriverà in sala il 26 agosto io sono... anche quello dobbiamo vederlo eh, Abbiamo dimenticato qualcosa? Mm, sto leggendo, Sto leggendo, no parlavo di Sui Sei Squad e ah, di Ragnarok, vabbè Harley ripeto a, a me è piaciuta perché a tratti è scritta in modo, cioè l'umorismo di Harley è veramente banale ma la scrittura di Harley è veramente fatta bene, cioè mi è piaciuta veramente veramente tanto tutto quel discorso che metto ho detto prima che non, non vogliamo io. spoilerare, magari quando ne potremo parlare perché c'è no, eh, Bess che manda le cose su discord Bess, perché c'è Britney brittney speak le detto di fuori perché <ride> perché ho detto ok che, che sta mandando perché c'è cioè, Jack jackman va visto per forza siamo d'accordissimo Luca no, Yug e Rebecca e... cioè, Rebecca cioè Ferri, io quei due lì li metterei ovunque non so sono tra i pochi attori che veramente mi convincono ogni volta sono spettacolare. ricordiamo che parlando di crudeli Emma Stone ha firmato il contratto per tornare nel sequel in teoria il nostro, no, eh, no, ecco, ecco, ecco. Mamma, il nostro Bernie ]issimo. in teoria eh, scriveva un articolo di approfondimento sulla questione perché, ehm, se ricordate, Mastone era un po' eh, coinvolta nella eh, questione Scala Johansson versus Disney perché si diceva che anche lei fosse scontenta da come erano andate le cose per l'arrivo di Disney Plus. E pare che fra le altre cose, ecco, non solo il contratto per il sequel abbia fatto un po' da pacere ma pare che le abbiano dato anche la garanzia sulla percentuale eh, dei incassi diretti di Disney Plus cavolo quello che dovevano fare con Scarlett Johansson l'hanno fatto, interessante, sì, bravi mh, più che altro a Scarlett hanno comunque dato dei soldi però comunque ci ha, sì, ha perso non è... un botto esatto cioè, per quello che doveva essere Black Widow comunque al cinema eh... esatto, ma in generale è quello che era il suo contratto quindi, e, eh, no qua parliamo di vabbè guarda Simo cioè, io lì allora, non so, vogliamo fare una petizione. Allora, siamo passati, come al solito, no, passiamo sia al cinema che nel sociale, che nel... in qualsiasi aspetto della vita. Mi sembra la tendenza a passare da un estremo all'altro, senza che si consideri la sanissima e ragionata via di mezzo. Ho capito che per anni abbiamo storpiato, adattato male, censurato i prodotti provenienti, provenienti dall'estero, soprattutto quei provenienti dall'Asia ma anche dall'America con titoli che non c'entravano una fava, italianizzando cose che andavano italianizzate. Io lo capisco, sbagliato, ci sta. Fai un sano adattamento, giusto? Adatta, eh, che so, fai capire i, i nomi relativi al contesto linguistico locale, le battute, l'umorismo, eh, però tieni eh, le, che so, le, le influenze culturali di quel paese, il messaggio che quel paese voleva dare, i suoi usi, i suoi costumi. Però sta cosa del prendere le cose esattamente come sono e tenerle perché, eh no, il rispetto del materiale originale. Sì, ma se il materiale originale non lo capiscono quelli che vanno a vedere il film, eh? che cavolo di rispetto è? Non esiste che si chiamino Horace e Jasper. Perché cavolo ne hai chiamati Orazio e Gaspare? Cioè, non, non... Eh, però in originale si chiama così. Troppo tardi! Ormai è sdoganato. Abbiamo una traduzione, un adattamento. Ma come siamo passati all'adattamento da? Perché stiamo parlando di Crudelia? Eh, sì, lo so. Cioè, anche lì, potevi, Crudelia, devi chiamare. Potevi. Chiam, potevi pote, no, poi no, 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 Simone, non Crudelia, Cruella. Cioè, a me, sta cosa, cioè, veramente, ragazzi, non, non esiste. Hanno fatto un, un adattamento veramente pessimo a livello linguistico. Mi spiace un sacco, si è perso tantissimo. Siamo anche noi curiosi, musicologo. Complimenti a Bob Chapek per i rapporti con i talent Già fatti Mamma mia, avessi sentito anche di studio. Ma in teoria ha recuperato ehm, con Emma Stone i rapporti. Sì, vabbè, eh, quella, per, però in ambito Marvel ha fatto due danni su due. Due film Marvel sono usciti o devono uscire. Poi ha, ha definito Shang-Chi un esperimento. Preso, ma giustamente. Ha messo un po' le pezze dicendo, ma no, ma c'è stato un fraintendimento. Tranquilli, siamo tutti contenti, eccetera. Sì, però e... non puoi tu, tu non puoi definire esperimento un sì, film sì, come quello so, È proprio so una figura, cosa, perché... una paraculata assurda. Io vorrei ricordare C1 Piotto, fatto per ricordare Pinotto, diciamo. <ride> Esatto, quello intendo, cioè Diamo se tantissimo. si fanno lì i scempi poi non è una scusa per fare tipo la, i puristi dall'altra parte. Mm. Poi abbiamo tantissimo Westworld, eh, Banc, Westworld tutti. È, ho visto la mia stagione io, però vorrei sì. recuperarlo prima o poi, me l'ha piaciuta. Eh, lui è morbido che fa il supervisore di Disney perché non ci crede, fiamma Izza, adattando a vedere, non ho tenuto conto di queste cose, questi sono Ma dei guarda, grossissimi eh, dubbi. dubbi. Allora, ragazzi, è giunto il momento di salutarci. Ma come 11 e mezza? Eh, eh lo so, Angie. Non ho fame. <ride> ora facciamo la <ride> seconda colazione. Eh, grazie, musicologo, per tutte queste perle in chat e benvenuto su Bad Taste. Vi ricordiamo che ci vediamo domani, sempre alle 10. A quanto lui... pare, io non lo sapevo. Ma <ride> adesso, lo sai, lo sa. Angie, oh beh, adesso lo sai, Ora lo sai. Oh, beh, ora lo sai. Allora, eh, quindi ci vediamo domani. Alle 10, poi yes. eh, mentre giovedì ci sarà il nostro Berni, la settimana prossima tornerà anche Bedeschi eh, che Noi invece, invece ci colmerà vi... la nostra assenza visto perché non, ci, non saremo. ci saremo fino al 30. Sorpresa, eh, però... <ride> sì, Poi okay. magari se faremo pressione Shang-Chi, no, che se togli il se, dobbiamo ancora avere le conferme. Andiamo allora. in vacanza. Ci vediamo all'Arcadia per Shang-Chi che non è vero, non ci hanno occupato niente, però. Di farà sì, qualcosa. Ci vediamo ancora domani, Fede. Se esatto. Ci sei. <ride> sì, ci vediamo domani. Bad mi Brunch ricordiamo. mi piace. È vero, Bad Brunch. Però, mentre noi me mangiamo, facciamo anche sì, un po' NG. di ASMR scartando i pacchetti. Insegnatelo, di... perché questo lo usiamo come format. Per eh ma è più bello così la mattina la passi a lavorare, a scrivere, a fare le cose, poi verso la di pranzo, fai la pausa. E la tua pausa è il Bad Brunch. È vero, vero, vero. Eh. Mi piace. E quindi, 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 allora rimettiamo, giusto per salutare, il logo di Bed and Breakfast. <ride> Dobbiamo chiedere a Stefano di fare un altro logo. Okay. eccoci qua. E vi ricordiamo ancora una volta che oggi alle Ragazzi, 16... ci vediamo domani comunque. Oggi alle 16... Abbiamo sbagliato a dire qualcosa. Ci vediamo domani. Oggi alle... <ride> domani. Aspetta, stanno o... rispondendo! Oggi alle 16 c'è allografia con Fast and Furious, con il nostro nonno alò, Saranno in dito le quinte a controllare. Quindi, se vi va, vi aspettiamo oggi alle 16 e domani con Bed and Breakfast. E ci vediamo anche domani. Ci vediamo domani? Ci vediamo domani! Ce anche faccio... domani, ci anche domani, ci domani ci siamo. Ha detto Mirko. Quindi vuol dire che ci vediamo domani, domani ci vediamo per le vacanze. Intanto, buona giornata e grazie mille per la compagnia, per gli spunti di discussione. E il dissing, e soprattutto il dissing. Che, che mattina sarebbe senza dissing?